La Bielorussia si prepara alle elezioni politiche in un voto preceduto da arresti e intimidazioni e definito una farsa dall'opposizione che rinnova l'invito al boicottaggio. Poco più di 7 milioni di elettori, alcuni dei quali hanno già iniziato a votare in anticipo, sono chiamati ad eleggere la nuova Camera Bassa di un Parlamento dominato dai fedeli di Alexander Lukashenko, bollato dall'Occidente come l'ultimo dittatore d'Europa che da quasi 20 anni dirige la Repubblica ex sovietica con il pugno di ferro. I gruppi di difesa dei diritti umani hanno denunciato un'ondata di arresti di membri dell'opposizione in vista di questa domenica elettorale dall'esito secondo molti scontato. In Bielorussia sta avvenendo questo, i risultati sono noti in anticipo e non importa se gli elettori voteranno, visto che la commissione elettorale annuncerà dati ricevuti già prima dello spoglio. Non è nemmeno una falsificazione, significa semplicemente che gli elettori non sono presi affatto in considerazione. Grazie a referendum, modifiche costituzionali ed elezioni mai legittimate dall'OSCE, Alexander Lukashenko guida un paese stretto tra Russia, da cui dipende fortemente, ed Europa, cui vorrebbe avvicinarsi evitando inasprimenti di sanzioni.